Riccardo, innanzitutto era importante che venisse sciolto il ghiaccio. Hai ragione, perché nelle ultime tre partite più questa quattro siamo sempre migliorati, siamo veramente partiti male con una grande tensione, non stasera, intendevo dire nella prima amichevole contro il Pescara, ma si vede che ancora manca la scioltezza, c'è paura di sbagliare. Sanno i ragazzi che sono un po' sotto la lente di ingrandimento, ogni loro errore pesa, anche perché c'è una panchina lunga per cui ognuno ci tiene a far bene. Invece dobbiamo capire che è al contrario, avendo la panchina lunga si possono permettere qualche errore in più ed essere meno tesi, però sempre meglio. Non saremo mai preparatissimi a livello di gioco di squadra, ma lo miglioreremo piano piano, ma noi continueremo a concentrarci sul lavoro sempre individuale e partita per partita miglioreremo anche l'aspetto tattico. Ecco, che cosa ti hanno detto queste prime quattro partite che avete giocato tra ufficiali e non, e quali sono i prossimi step adesso di lavoro della squadra al netto chiaramente delle partite di campionato? I prossimi step immediatamente è quello di riportare a livello tecnico quelli che in questo momento sono un po' indietro, per cercare di dare più cambi e far sì che il livello della squadra resti sempre lo stesso. Dal punto di vista tattico, ripeto, dobbiamo affinare un po' la nostra intesa e niente di più, ma fin da lunedì iniziamo per due volte a settimana allenamenti sulla tecnica individuale e questo dovrà essere così sempre al di là dell'avversario. Sì, abbiamo iniziato subito dall'inizio proprio a giocare la nostra palla a mano, ovvero fatta di gioco veloce, sempre rimessa veloce, e quindi questo ci ha portato a tantissimi gol. Indubbiamente, essendo giovani, abbiamo più energie, diciamo, ed essendo anche in 16 in panchina tutti allo stesso livello, siamo entrati tutti in campo e abbiamo tutti dato il massimo, tutti il 100%, e quindi ce l'abbiamo fatta. Siete da poche settimane insieme, come va a livello di atmosfera anche all'interno della squadra, perché poi voi siete insieme quasi 24 ore al giorno praticamente? Sì, l'atmosfera all'interno dello spogliatoio, all'interno del campus e ad ogni allenamento è fantastica. Siamo un gruppo davvero unito, siamo 18 giocatori tutti che andiamo tutti d'accordo, insomma, siamo veramente tutti amici, l'atmosfera è davvero bella. Abbiamo avuto dei problemi un po' in attacco, anche dovuti al fatto che abbiamo ricevuto la palestra poco tempo fa, e quindi per allenarci bene abbiamo preferito lavorare sulla difesa, che abbiamo tenuto tutto il tempo. Campus è una squadra che va a mille e l'obiettivo della squadra era tenere lungo il gioco d'attacco, infatti non siamo andati quasi mai in seconda fase, abbiamo deciso di giocarcela a viso aperto a difese schierate, e poi abbiamo deciso di fare una difesa molto aggressiva perché i ragazzi sono giovani, comunque si allenano da poco, e penso che sia funzionato. Diciamo che oggi cercavamo i punti perché i ragazzi si allenano da poco insieme, troveranno sicuramente nel proseguo del campionato le tattiche migliori per battere le squadre più grosse e titolate.